Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti nel giorno. Non lo so, anche perché io sono la Chiara del futuro a farvi questa intro, ma andiamo con ordine. Questo video è forse l'unico video che vedrete di questa miniserie leggermente strano, nel senso, ho fatto mille cose, ho fatto mille giri e ho registrato relativamente poco, cioè per la prima volta io sto registrando praticamente tutte le nostre giornate, magari non proprio per intero perché spesso succede che io tipo la sera prendo, vado in giro così, quindi giornate proprio no, però sto registrando più o meno tutto e ieri, io sono Chiara del futuro, ieri che è successo? Praticamente siamo state la mattina che mi sono svegliata, ho avuto un problema con la mia solita allergia, quindi Bentland, robe. Poi sono uscita, sono andata con i miei amici Cristian e Bruno, l'ho rivisti dopo tantissimo tempo e siamo andati a fare shopping, aperitivo, ci siamo presi un gelato al centro e poi siamo andati al sushi. Raga, mi mancava tantissimo il sushi, sono stata benissimo. E poi, dopodiché, sono uscita e sono andata in discoteca con mio cugino, la sua compagna e un nostro amico. Quindi, regà, è stata una giornata pazzesca. Vi lascio tutte le clip che ho, ma è un po' un casino, un po' incasinate, quindi perdonatemi. Ma ieri mi sono veramente goduta tanto la giornata un po'. Diciamo che tutti i giorni che vi ho mostrato sono comunque molto famiglia, figli e tutto. Ieri è stata un po' la mia giornatina, una giornata rispetto a 2 settimane e passa che stiamo e staremo qui. Una giornata un po' più tacciovine, me la sono concessa anch'io. E in realtà non sarà l'unica perché poi abbiamo deciso di fare anche altre cose. Però insomma, concedetemelo. So che non piacciono tanto i video dove esco, faccio cose che comunque sono molto normali alla mia età. Lo so che non piacciono molto, quindi tendo a non farvi vedere quello che faccio di solito, queste cose. Però queste erano tanto carine, quindi ho deciso di farvi vedere qualcosa. Quindi vi lascio il clip di quello che ho fatto in questa giornata e spero comunque che vi piaceranno. Non ho ripreso in realtà più di tanto, proprio sapendo che non è una cosa che piace, quindi diciamo le mie uscite, quello un po' più da giovincella. Non le registro tanto, magari pubblico più su Instagram, ma non le registro tanto proprio perché poi sono molto molto criticate. Vabbè che criticano qualsiasi cosa, però insomma non mi va poi. Cioè, anche cose che fanno tutte le ragazze quando le faccio io sembra oddio, chissà che hai fatto. Quindi una delle cose che più mi criticano nell'ultimo periodo, per esempio, è la mia risata, che ho. So di non avere una risata piccola ed è uguale a quella di mia mamma quando ridiamo di cuore. Questa è la risata che c'ho io, mi dicono, ah, sei finta, sei falsa. No, è la mia risata, lo capisco, può non essere delicatissima come quella di una principessa, non rido, non rido così, però insomma è la mia risata di cuore, cioè. Tutto mi criticano, ma non lo faccio apposta, io sono così. Comunque, vi lascio le clip e noi ci vediamo dopo per i saluti. Sono con i miei amici. Sono col senza testa. Facendo un video, sto facendo i vlog di queste mie vacanze. Oggi gelatino con i due amorini. Se io provo ancora. Ci dobbiamo passare noi praticamente. Sono con i miei amori. Ciao. Arrivati al sushi. Buono. Guardate, è arrivato il sashimi, che meraviglia. Abbiamo fatto la cena. Vai, vai, alza! Ma ti tagli la testa ogni volta! Vabbè, abbiamo fatto la cena insieme. Qui nella vetrina di Scapolini. Esatto! No, Bruno, è dall'altra parte per YouTube. Ok. Oh, perdono. È andato in verticale. Ma io non so queste cose da YouTube. Però devo dire che come cavalletto. Cioè, però tipo, te lo affitto. Guarda, come cavalletto. 5 euro l'ora, va bene? Lo svendi però. Vabbè, lo svendo. Questo è il pacchetto amico. No, però no, aspetta, fa vedere bene quanto tirati bello tutto su, bello. Ok. Ma non si vede tanto la differenza. Sembra più giovane. Siamo tirati, amore, siamo tirati, siamo tiratissimi. Comunque il sushi era pazzesco. Aspetta, provo a fare una cosa, aspetta. Mi sono sposato, se ti ricordi, ho detto che io ho scelto lui perché posso pulire i lampadari. Pulire le lampadine. È comodo. È vero, si è sposato per pulire lampadine. No, per pulire lampadine. Tipo quei cartoni animati dove c'erano dei personaggi di cui non si vedevano mai le teste. Esatto, tipo sei in Tom e Jerry, si
Tom e Jerry, anche mucche e pollo. E tu, vabbè, tu sarai un peso, cioè anche tu sei alto però, ma non come lui, lui è 1,98. 1,98, sì. Sono così te bello. Tu quanto sei però? 1,77. Allora regolatevi, 1,77 ed è così per me. Che sono bella. Adesso saluto loro e vi porto con me in una serata un po' folle. Vediamo che succede. Ciao. Ciao. Pronti per andare in discoteca? Sì. Pronti per andare in discoteca? Per YouTube? Sì. Salutiamo YouTube. Lui e Carmine ci conosciamo da... In un vecchio video sì. Ci sono anch'io. È vero, tipo 10 quando anni Quando Lara fa. Faceva un anno. Tipo 10 anni fa. 8. 8. 9 tua figlia, non sa neanche gli anni di tua figlia. Di notte 4 sì, 4 stiamo dal Paninaro a Gallipoli, aperto ai 4 di notte. Aspetta, magari ci chiedono, ma ce l'hai? Io sì, sono insalata, devo vedere se c'è un... aspetta, sì, ce l'ha un telefono. Vabbè, faccio vedere se sono 4 di notte. Aspetta che si vede dall'occhio, bello. Quindi ora se mangiamo il panino dei 4 di notte, bello. Madonna, quanta roba! Cotto e insalata. Esercito! Qui c'è ancora nonno, qui c'è ancora nonno, qui c'è ancora nonno, qui c'è nonno, qui va! E ma devi sparire. E niente, è stata veramente una serata tanto tanto carina. Oltretutto ho incontrato un sacco di voi, mi avete salutata e abbiamo anche ballato insieme ad alcune, quindi ciao anche voi. È stato divertentissimo, è stato veramente divertentissimo. Certo, una bottiglietta d'acqua credo di aver speso, credo, 5 euro per bere, non lo so, una cosa del genere. Ho speso tantissimo per letteralmente solo acqua, solo ed esclusivamente acqua. Però vabbè, amen, in questi posti è così, però è talmente tanto bella la serata e tutto che ne vale la pena. Oltretutto era serata anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Era. Noi ce ne siamo andati un pochino prima rispetto alla fine, però poi mi sono ritirata effettivamente da casa, che erano le 5 del mattino, perché poi appunto mio cugino è voluto andare a prendere una cosa da mangiare, quindi alla fine sono tornata alle 5 di stamattina. Infatti poi ho dormito un pochino stamattina prima di andare al mare. Io infatti sono la Chiara del futuro, vedrete la giornata di oggi, domani, e io adesso sto facendo delle cose, però vedrete insomma nel video di domani. Però è stato davvero tanto bello. E poi raga, è stato troppo bello vedere i miei amici
amici, cioè non posso non, questo è un po' il mio diario alla fine del racconto di tutto, non posso non mettere l'attenzione su Cristian e Bruno perché sono i miei grandi amori, sono stata felicissima di rivederli, sono una coppia stupenda. E ci sono state al loro matrimonio oltretutto, quando si sono sposati, e sono delle persone incredibili, hanno portato un vino ai miei, cioè che delicatezza, vabbè, persone veramente splendide, splendide. Io l'ho detto, nella mia vita ormai ho solo persone meravigliose, non ho proprio tolto dalla mia vita tutte le persone tossiche che mi facevano male, di tutto e di più veramente, sono veramente felice di tutte le persone che fanno parte della mia vita. Apro e chiudo parentesi, non è frecciatina chi, che cosa o altro, perché anche delle persone che voi non vedete più nel canale fanno comunque parte della mia vita, quindi non sono frecciatine o altro, ci sono tante persone che voi non avete mai conosciuto, che non vi ho mai fatto vedere, che erano veramente tanto tossiche per me, quindi non sto facendo frecciatine, cose che mi partono subito, no, no, sono cose mie private, è una mia considerazione della mia vita privata che comunque ci tengo a dire, perché senza specificare altro, perché non serve raccontare o cose, ma serve per dirvi, non abbiate paura di togliere dalla vostra vita persone tossiche, persone che vi fanno stare male e tutto, perché è un vostro diritto farlo e poi starete benissimo, magari per lì è difficile, però poi starete benissimo, tutto qua. E non parlo di relazioni, cose, perché veramente raga, lo sapete che io poi della mia vita sentimentale proprio non parlo più, quindi vi sto parlando, io ho avuto tanti problemi anche nelle amicizie, in questo momento mi sto proprio parlando specificatamente delle amicizie, proprio persone che hanno fatto parte della mia vita, che proprio persone, proprio amicizie tossiche, proprio, ma brutte brutte, quindi sono proprio contenta delle persone che ho nella mia vita in questo momento. E niente amori, quindi ci vediamo nel prossimo video, a ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale, con una nuova puntata di questa miniserie. Chissà che faremo domani, che per me è oggi. Oh. In realtà è fighissimo, perché abbiamo una novità fighissima per andare al mare, ma questa è un'altra storia, ve la racconto.